Buonasera a tutti, Massimo Murgia, Sandro Piva e Luigi Toro, rappresentanti del Movimento Artigiani e Commercianti Liberi Sardegna, oggi ospite del salotto della dottoressa Randaccio, e siamo qui perché la dottoressa ci svelerà i misteri della corruzione nella politica italiana. Passiamo la parola alla dottoressa. Quelli che conosco, perché ce ne sono tanti. Uno in particolare credo di conoscere e di poter svelare al pubblico il mistero sul debito pubblico degli italiani. Oggi ci raccontano che dobbiamo indebitarci, dobbiamo risparmiare, ci stanno tagliando tutte le spese perché noi abbiamo un debito pubblico talmente alto che non bastano le entrate fiscali per farlo diminuire, ma dobbiamo indebitarci per pagare il debito. E andando di questo passo arriveremo a un punto che tutti i soldi che entreranno nelle casse dello Stato serviranno solo a pagare il debito. Questa è la paura che abbiamo tutti quanti. E allora mi chiedono come vivremo. Scusi, o gli interessi sul debito? Gli interessi sul debito, il debito in effetti viene fatto, sono due tipi di debiti. Penso che non si riuscirà mai a sanarlo. Ci sono due tipi di debiti, debiti in cui si devono restituire solo gli interessi, che sono quelli che interessano le banche, infatti lo rinnovano ogni tot numero di anni, e i debiti in cui si deve restituire solo il capitale, e questo deve avvenire in un certo arco di tempo, queste sono le regole sulla contabilità di Stato. Quelle che interessano le banche, come ho detto, sono i debiti, gli interessi, cioè noi restiamo debitori di questi interessi che devono essere... si devono trascinare nel tempo, perché più siamo vincolati dai debiti e più lo Stato naturalmente fa arricchire le banche che ci hanno prestato i soldi o quelli che ci hanno comprato i BOT e CCT, i nostri titoli di Stato. Però il mistero di cui vi voglio parlare è in effetti frutto di una incongruenza, cioè ragioniamoci assieme. Allora, se nel 1993 è stata emanata una legge, che è la 432 del 93, con la quale è stato istituito il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, dove si prevede che il ricavato della vendita delle dismissioni dei beni dello Stato, torno a ripetere, confluisce nel fondo, in questo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, confluiscono i proventi delle dismissioni, che sono state proventi cassati dal Tesoro e che sono vincolati per legge alla riduzione del debito pubblico. Allora, vincolati per legge, il ricavato della vendita dei beni dello Stato è vincolato per legge all'abbattimento del debito pubblico. Allora mi chiedo, se nel 1993 questo debito pubblico è stato individuato nelle relazioni parlamentari dell'ultimo governo Andreotti e anche dal ministro Barucci nel suo libro sulle privatizzazioni, è stato individuato i 6.000 miliardi delle vecchie lire, mi chiedo, siccome abbiamo venduto una cifra immensa di beni dello Stato, compresi i beni degli enti previdenziali, gli immobili degli enti previdenziali che garantivano le nostre pensioni, noi abbiamo venduto molto, ma molto di più di 6.000 miliardi di vecchie lire. Allora, se abbiamo venduto questi beni dello Stato che valevano tanto, com'è possibile che da allora il debito pubblico abbia continuato a crescere? Com'è possibile? Ce lo devono spiegare i politici, questo è il grande mistero. Non c'è spiegazione. Noi abbiamo venduto un patrimonio immenso, era il patrimonio che ci portava entrate. Non vivevamo noi, l'Italia ha sempre vissuto, non solo delle entrate fiscali, anzi quelle poche. Allora, posso? Allora il debito pubblico è una bufala, creata all'arte per tenere sotto tiro dai banchieri il popolo italiano. Non c'è altra spiegazione. Cioè è un'invenzione. Come mai nessuno giornale, nessuna trasmissione televisiva, nessuno invita il ministro Barucci, che ha scritto questo libro sulle privatizzazioni e che è stato ed era ministro del Tesoro negli anni 92, 93, 94. Allora, questo ministro del Tesoro è un grandissimo economista
che scrive questo libro e nessuno lo invita alle trasmissioni televisive quando si parla di debito pubblico? Come mai? Come mai? Il debito pubblico è legato alle privatizzazioni. Cioè il debito pubblico doveva essere annullato dalle privatizzazioni. Le privatizzazioni le hanno fatte, ma il debito pubblico ha continuato a crescere. E adesso ci stanno chiedendo, noi che siamo stati derubati, perché il demanio, hanno venduto il patrimonio degli enti, hanno venduto il patrimonio degli italiani, l'hanno venduto, e quindi, ma era nostro, era dello Stato italiano, ma lo Stato siamo noi. Quindi noi siamo stati derubati perché hanno venduto quello che ci apparteneva. E i soldi, anziché chiederlo ai ladri, lo stanno chiedendo ai derubati, ci hanno fatto crescere il debito pubblico. Si capisce quello che dico? Sì, perfettamente. Com'è possibile che questa cosa che è così semplice, chiara, lineare, che ci racconta Barucci, e nessun giornalista, neanche Santoro, neanche tutti i grandi giornalisti che... Nessuno ci parlano solo di spread, la gente non ne capisce niente. Ecco, allora si vuole che la gente non deve capire, perché se la gente capisse, comincerebbe a dire, a chiedere almeno, informiamoci del perché capitano queste cose. Sono stata chiara? Sì, no, chiarissimo. Allora, vorrei ricordare che la dottoressa è un ex vertice dell'intendenza di finanza, giusto? Perciò lei anche un titolo e sa anche magari più di noi che non siamo stati dentro questo campo per raccontarci sì. di queste cose. Io posso dire delle cose che ho conosciuto direttamente. Io non faccio vedere il libro di Barucci perché quello che racconto l'ha scritto anche Barucci, però posso far vedere quest'altro libro che è stato scritto nel 1987 ed è stato scritto da 10 intendenti di finanza, proprio è un libro che riguarda appunti sulla tutela dei beni immobili dello Stato che erano il demanio dello Stato italiano. E in questo libro gli intendenti di finanza descrivono le azioni di tutela poste a garanzia del demanio e le azioni poste a tutela di questo patrimonio, perché appunto non venisse mai venduto, non potesse essere mai venduto, perché questa era la finalità che si proponevano le leggi sulla contabilità di Stato, le leggi sul demanio, il codice civile e le leggi sull'intendenza di finanza che era governata appunto dai regolamenti sulla contabilità di Stato, cioè tutte le azioni che si possono ancora esperire per recuperare questo immenso patrimonio. Che è nostro, cioè non è possibile che possa essere venduto, alienato, regalato. Ma io ho deciso a chiedere aiuto a voi, perché io sto chiedendo aiuto a tutti voi, perché a tutti i movimenti, perché tutti assieme possiamo aiutarci vicendevolmente a chiarire quello che è successo, perché solo se ripartiamo dall'inizio forse riusciamo a modificare qualcosa. Voglio tornare indietro alla questione del debito pubblico, sicché a questo punto anche la propaganda che si è fatta sui mass media per quanto riguarda l'evasione fiscale delle piccole e medie imprese, perché noi facendo parte del movimento, è nato il movimento per quanto riguarda gli attacchi che abbiamo subito da Equitalia e dall'Agenzia delle Entrate, dove parlavano nei mass media che le piccole e medie imprese sono i più evasori d'Italia. Allora anche questa è una creazione fatta d'arte per attingere soldi da noi piccoli per sanare qualcosa di errato che si è fatto in tempi passati, cioè le privatizzazioni selvagge che si sono fatte, o sbaglio? Certo, no, c'è di più. Allora, poi mi spieghi un po', anche perché abbiamo parlato altre volte, sempre questa sera, per quanto riguarda Equitalia e Agenzia delle Entrate, perché anche la politica lì dentro manovra, per quanto riguarda i funzionari, che non sono vincitori di concorso, sono stati messi dalla politica, sicché sono dei moschettieri della politica, sbaglio? No, dice proprio una cosa giusta. Prima di rispondere a quest'ultima domanda, però vi voglio dire anche che l'ignoranza su questa materia è molto vasta, quindi non vi dovete sentire responsabili di niente, perché io sono andata alla presentazione di questo libro scritto da un magistrato che si chiama Armando Spataro. Armando Spataro ha presentato questo libro a Cagliari,
ha presentato questo libro a Cagliari nel 2011 e io sono andata alla presentazione di questo libro scritto da questo magistrato. Il libro, come vedete, è intitolato Ne valeva la pena ed è Armando Spataro, è il magistrato che ha lavorato con Borsellino e Falcone proprio sui misteri d'Italia, e in questo libro si parla di misteri, di cose che non ci raccontano. Allora io durante la, dopo la presentazione del libro, invitata proprio dal magistrato, ha chiesto se il pubblico voleva fare delle domande. Il pubblico era prevalentemente giovani, perché la presentazione è avvenuta nella biblioteca della facoltà di giurisprudenza, e dopo una serie di domande fatte così dai giovani un po' imbarazzati, non sapevano neanche che cosa chiedere, perché in effetti davanti ai misteri d'Italia c'è, siamo tutti allibiti, i giovani più di tutti, perché poverini non sanno, non riescono a capire in quale nazione vivono, ecco, siamo sgomenti noi, figuriamo i giovani. Ad Armando Spataro io ho rivolto questa domanda: come mai nessuno raccontava la svendita del demanio e la svendita dei beni mobili degli enti previdenziali? Cioè i beni mobili che dovevano garantire non solo le nostre pensioni, ma anche le pensioni delle generazioni future. Come è stato possibile che si sia venduto, anzi svenduto, questo immenso patrimonio che era vincolato da leggi speciali, per cui non potevano venderlo, era garantito da queste leggi speciali? E mi sono sentita rispondere dal dottor Spataro, magistrato di grandissima fama, tra l'altro, perché non solo perché ha lavorato con Falcone e Borsellino, ma anche perché nel suo settore è considerato proprio una persona. Mi ha detto: signora, io non mi sono presentata naturalmente perché facevo parte del pubblico, mi ha detto sinceramente e candidamente: signora, io di questa cosa non ne so niente. Mi ha detto: io non ne so niente, anzi, se ha qualcosa me la dia, perché così mi informo. Io per fortuna mi ero portata presso qualcosa, quindi tutto quello che avevo gliel'ho dato. Lui mi ha fatto la dedica per Marisa Randaccio, grato per l'attenzione. C'è scritto 25/2/2011, c'è la sua dedica qui, non mi sto inventando niente. Il dottor Spataro della vendita del demanio degli enti previdenziali non ne sapeva niente nel 2011, e non so se oggi abbia avuto il tempo per aggiornarsi e informarsi. Quindi noi tutti su questa cosa non ci dobbiamo meravigliare se esiste il blackout. In Italia esiste il blackout sulle cose importanti, magari ci raccontano tutta la storia, che a noi non ce ne frega niente, di Berlusconi, le veline, Belen e quant'altro. Ci raccontano tutto quello che a noi proprio non interessa. Invece le cose vere che toccano le nostre saccocce, il futuro dei nostri figli, le nostre pensioni, quelle nessuno le racconta, nessuno ce la fa conoscere. Mentana proprio si guarda bene di raccontarcele, Vespa, idem, quindi chi ce le racconta? Ma non ce le racconta neanche Grillo. No. Grillo non ce le racconta. Allora, che cos'è che non ci raccontano? Non ci raccontano, in effetti, che dal 1990 lo Stato italiano non sappiamo se sia degli italiani o se sia di un'altra nazione o se sia dei banchieri del mondo, che hanno scoperto che investire in Italia tutto sommato conviene, perché insomma è turismo, vengono, abitano le case, quindi lì si possono fare i business. Questi cretini di italiani, perché quello in effetti che è accaduto, perché insomma siamo tutti cretini, li prendiamo, li facciamo governare dai nostri scagnozzi, che sono i politici, i politicanti, che bisticciano tra di loro per non farci capire di che cosa si parla, perché ogni giorno parlano del nulla eterno ma non ci raccontano niente, non ci raccontano che invece nel frattempo noi stiamo diventando noi popolo, perché loro politici, insieme alle banche, alle fondazioni bancarie, alle banche d'affari, hanno accumulato tante ricchezze che hanno investito non soltanto in Italia, ma stanno investendo nel mondo. Noi abbiamo il più alto numero di miliardari al mondo. Non sono i cinesi che hanno i miliardari, sono tanti cinesi che sono diventati miliardari, ma i più grandi miliardari del mondo sono le famiglie italiane, i grandi gruppi italiani che hanno i loro referenti dentro il Parlamento. Cioè le leggi vengono fatte per questi grandi gruppi imprenditoriali
che hanno le loro banche naturalmente e che usufruiscono da queste leggi che sono state emanate dal 90 ad oggi e gli hanno permesso di decidere per gli italiani, non soltanto politicamente, ma decidere di che cosa gli italiani devono mangiare a pranzo e a cena, perché in effetti si tratta di questo, cioè se io ti riduco lo stipendio o la pensione a tal punto per cui tu devi decidere con innalzandoti le imposte e naturalmente le imposte anche sulla luce elettrica, sull'acqua, e quindi facendoti vivere al limite della sopravvivenza. Ma te lo sto facendo non perché l'Italia è povera, ma perché io ti ho fatto diventare povero e voglio che tu diventi povero. E anziché fare le leggi per la crescita, che non ne abbiamo bisogno perché eravamo già cresciuti, veramente, bastava che ci lasciavano dove eravamo e ce la saremmo cavati noi. L'unica cosa che dovevano fare è evitare di rapinarci. Lui c'è un dirigente dell'intendenza di finanza, lo Stato rapinatore, solo che i ricchi sanno. Rapinatore e usuraio. Rapinatore e usuraio, lo Stato rapina le persone e per fare questo lo fa attraverso una norma giuridica, naturalmente, che consente. Che consente. I furti illegali. E legalizza i furti. Però quello che volevo raccontare... Sono loro che fanno le leggi a favore delle banche, che i politici lavorano per le banche, certo. E fanno le leggi a favore dei banchieri. Sì, ma a danno degli italiani. A danno degli italiani. Ma in tutte queste legalizzazioni di leggi per derubarci, c'è anche tanta illegalità, comunque. Sono leggi truffa, sono. Quindi c'è anche tanta illegalità. Sono leggi truffa. Ma è possibile che non ci abbia potuto mettere occhio un magistrato a queste illegalità? Questo è l'altro mistero italiano. Non riusciamo a capire perché la magistratura sia sempre in retroguardia e anche quando la investi del problema ha difficoltà, quando c'è di mezzo la politica, hanno molte difficoltà. I politici della Seconda Repubblica dicono che il debito pubblico è stato causato dai politici della Prima Repubblica. Lei cosa ne pensa di questo che passa per i mass media? Cioè, in tutte le tribune elettorali, tribune stampa e i mass media e i televisori dicono sempre che purtroppo il governo, la Prima Repubblica ha creato un debito pubblico che il governo della Seconda Repubblica non riesce a rimediare. È vero o è falso questo? È una grandissima bugia. È la più grande falsità che si sia raccontata, perché come ho detto prima, nel 1993 il debito pubblico è stato individuato in 6.000 miliardi delle vecchie lire. Abbiamo pagato come? Con la vendita del demanio e le mancate entrate nelle casse dello Stato, dei soldi che servivano per l'ammortamento dei titoli di Stato, perché il debito si contrae con la vendita dei titoli di Stato. I titoli di Stato si annullano, si eliminano dalla circolazione con una parola, con l'ammortamento, ok? Si chiama ammortamento dei titoli di Stato. Ma tutto questo, questa vendita di cui nessuno parla, ma che comunque è quella che ci ha messo in croce, è anche... Questa vendita è stata fatta per risanare il vecchio debito della Prima Repubblica, che non dovrebbe esistere più. Nella Seconda Repubblica si è venduto tutto quello che si poteva vendere e anche quello che non si poteva vendere, e il ricavato della vendita doveva andare all'ammortamento dei titoli di Stato e quindi all'abbattimento del debito pubblico, e il debito pubblico ha continuato a crescere. Allora che cosa vuol dire? Che i soldi, anziché andare all'ammortamento del debito pubblico, se li ha messi in tasca a qualcuno, esatto. E non li possono chiedere a loro. E il popolo è tenuto sotto scacco da questo debito pubblico. Ma il debito pubblico, ma è la volontà di farci diventare poveri, perché esatto. Non è vero che l'Italia non ce la fa, non è vero che non siamo competitivi. L'unico problema che abbiamo è il fisco, che ci rapina. Il fisco deve, se noi gestissimo i soldi nostri anziché darli al fisco che non li sa gestire, noi sicuramente saremmo ricchissimi, perché noi li sappiamo fare i nostri interessi. È lo Stato, il Ministero delle Finanze, che è in mano a una combriccola di mascalzoni,
ha una combriccola di mascalzone. Allora, ai nostri ascoltatori potremmo dire anche questo: allora questo è un complotto creato ad arte. Certo. E allora non ci dovremmo svegliare velocemente per cercare di buttare giù questo sistema e crearne un altro, giusto? Noi pensavamo di essersi svegliati nel 92, che quando abbiamo votato Berlusconi, che voleva cambiare, abbiamo detto finalmente abbiamo un imprenditore che farà crescere lo Stato. Invece avete visto, lo Stato, questo sistema è più forte di Berlusconi, che è tanto ricco ed è diventato ancora più ricco, ma questo sistema è che governa non soltanto l'Italia, governa molti stati, soprattutto Italia, Grecia e Spagna, che sono i paesi del Mediterraneo dove c'è possibile investire di più e guadagnare di più, ecco. Ma tutto questo comunque succede con una cosa molto semplice e banale, cioè loro l'hanno studiata da lontano questa cosa di farci diventare poveri, e l'hanno studiata in questo modo, hanno praticamente messo dentro le istituzioni dello Stato, hanno messo la politica. Cioè, quando hanno soppresso le intendenze di finanza, che erano insieme alla Corte dei Conti, erano supervisori. Di più, avevano affidato, erano la garanzia dello Stato, quindi erano la garanzia del popolo italiano, perché lo Stato siamo noi, lo Stato è il popolo. È il popolo che vive in un territorio in un determinato periodo storico, questo a termini di diritto. Quindi l'intendenza di finanza insieme alla Corte dei Conti facevano sì che tutti i ministeri e anche la politica non si avvicinasse troppo all'amministrazione dello Stato, ci fosse questa distinzione netta tra i poteri dello Stato. Ai sensi della Costituzione, perché l'articolo 97 della Costituzione e l'articolo 103 parlano della divisione di questi poteri, cioè la trasparenza nella pubblica amministrazione. La politica è fatta dai partiti, i partiti sono, lo dice la parola, sono di parte, quindi non possono fare l'interesse collettivo, fanno l'interesse di una parte, per questo si chiamano partiti. Invece, soppresso le intendenze di finanza nel 1990, e non aver trasferito quei poteri a nessun altro se non ai politici, perché i poteri dell'intendente di finanza sono stati trasferiti al ministro del tesoro e al ministro delle finanze, che hanno venduto il demanio, perché il demanio non si poteva vendere senza la sdemanializzazione. La sdemanializzazione la poteva fare solo l'intendente di finanza. I politici invece hanno venduto senza sdemanializzare, per cui se ci organizziamo forse qualcosa la possiamo fare ancora. Quindi praticamente loro si servono della burocrazia, se ne sono fatti proprietari della burocrazia e la usano contro il popolo. Sì, sì, ce l'ha raccontato da poco la Corte il TAR del Lazio, in una sentenza del 1 agosto del 2011 ci ha raccontato che su un organico di 1200 dirigenti l'Agenzia delle Entrate ha 800 dirigenti, li chiamate voi fasulli, cioè la cui nomina è legittima. La domanda che gli ho fatto prima era questa. Sono stati, cioè, dirigenti nominati dai politici, fatti dirigenti dai politici, hanno fatto fuori i veri dirigenti, a posto dei veri dirigenti hanno messo dirigenti di nomina politica, naturalmente le persone che di demanio certamente non ne sanno niente. Sono dirigenti che hanno vinto un concorso, i primi dirigenti che hanno vinto un concorso e hanno studiato su quelle e preparati. Certo. Questi di nomina politica hanno degli studi? No, non so. O sono dei semplici? Sono gli ESM, cioè quelli che devono obbedire agli ordini, quelli che devono andare a fare le verifiche dove dice qualcuno, devono addolcire la pillola per qualcun altro, devono essere accomodanti e accondiscendenti a chi gli ha dato lo stipendio da dirigente senza aver superato mai un concorso della dirigenza come l'abbiamo superato noi. Sì, a poche parole, ne proteggono 10 che sono loro amici e 100 cercano di calpestarli, cioè i 100 che... Di più, hanno mille dirigenti. Ne proteggono 10 contribuenti che sono amici dei politici e i 100 che non sono amici di nessuno li calpestano dicendo che sono di evasione fiscale. Gli altri devono diventare poveri. Il leitmotiv, cioè il motivo di fondo è: dovete diventare poveri italiani.
e sappiamo noi come farli diventare poveri. Molti ce lo sta insegnando. Io stamattina seguivo una trasmissione, c'erano tutti gli economisti che dicono che in momento di recessione bisogna abbassare le tasse, non aumentarle. Invece lui ci sta aumentando le tasse. Non riesco a capire questo disegno di farci diventare poveri, sempre più poveri. A che cosa possa, cioè, per portarci, per continuare a derubarci, perché ci hanno portato via tutto il demanio, tutti gli enti pubblici, ci hanno portato via tutte le nostre ricchezze, ci vogliono far vivere soltanto dalle entrate tributarie e poi i soldi non basteranno mai, per cui l'indebitamento dovrà continuare a crescere e noi per vivere, così come la Grecia, dovremo cominciare o a farci la guerra civile. Diventare una guerra tra poveri. Una guerra tra poveri è quello che stanno tentando di fare. Probabilmente il grande mistero è che è scoppiata la terza guerra mondiale dei ricchi contro i poveri e noi ancora non lo sappiamo, nessuno l'ha dichiarata, ma è questo che sta capitando. E i poveri saranno talmente poveri per cui gli continueranno a dire che si vive in democrazia, però ognuno si venderà il voto per 100 euro, 200 euro, quello che magari ti serve, non sarà certamente espressione di democrazia. Siamo, non possono esistere persone come esistono oggi nel mondo che hanno più soldi di uno Stato, cioè se esiste gente che ha avuto la possibilità di accantonare tanti soldi, che fruttano naturalmente altri soldi e che guadagna più di quello che guadagna uno Stato. È ovvio che sono persone fisiche che si possono mangiare, comprare uno Stato, mettendo i propri uomini magari a fare politica, per esempio, è successo in Italia probabilmente. Questo lo dobbiamo impedire, ma lo dobbiamo impedire perché se vogliamo la pace sociale, oppure vogliamo un'altra guerra, perché è questo che... Si arriverà la guerra e io mi auguro che quello che è successo con Hitler dovrebbe essere d'esempio per tutti quanti, non è il caso proprio di scatenare un'altra guerra mondiale, perché cosa poi? Credo che in questo periodo se lo ricorderanno soprattutto i giovani, perché giovani che sono cresciuti pane e Nutella, quindi col benessere da piccoli, oggi invece li vediamo spaventati davanti a tutte queste difficoltà. Chiaro. Non riescono a capire neanche come muoversi e quindi credo che anche sia importante che un presidente lasci un buon ricordo nei confronti dei giovani, che quando cresceranno e naturalmente andranno al potere sicuramente ce la faranno pagare quello che gli abbiamo combinato, perché dire ai giovani tu non hai lavoro e non avrai neanche la pensione, perché è questo che gli si sta dicendo, l'Italia per colpa di tuo padre, che poi poverino tuo padre che cosa ha fatto? Non ha fatto niente, il debito pubblico l'hanno fatto, abbiamo visto, l'abbiamo dimostrato che è stato abbondantemente pagato, cosa ha fatto tuo padre? Ha avuto un lavoro? Ha una pensione? Per questo si deve vergognare? Allora, tu giovane non hai lavoro perché tuo padre ha avuto un lavoro e una pensione. Stiamo scherzando? Un paese come l'Italia, dove, ripeto, esistono famiglie ricchissime di imprenditori che guadagnano ogni giorno un'immensità di miliardi, ecco, noi diciamo ai giovani che devono sacrificarsi, non devono lavorare, non devono sperare ad avere un futuro, non possono farsi una famiglia, non possono avere una casa. Insomma, togliere la speranza ai giovani significa, secondo me, prima o poi gli italiani si ribelleranno, i giovani si ribelleranno e allora magari costringeranno non solo ai politici attuali, ma i figli dei politici e i nipoti dei politici attuali a restituire. No, che se ne vadano dall'Italia. Hanno detto che se ne poteva andare perché non si governa così un popolo. Ma anche questi milione, sembra che sia un milione, Dolciotti abbia detto che è un milione di persone che ci ha fatto questo. Questo milione di persone dovrebbero cominciare a pensare a farsi casa altrove. Non se, tanto se la sono già fatta, non una di casa, ma se ne saranno fatte più di una certamente. Perché circa sono un milione di persone che hanno collaborato, sì, in questo complotto. Sì, c'è un milione di persone. Sono un milione di persone che dovrebbero restituiscono tutto quello che ci hanno portato via, altrimenti devono andarsene dall'Italia, perché tanto gli confischiamo tutto.
Io credo che i giovani, quando andranno al potere, confischeranno tutto quello che loro ci hanno portato via. Perché quella potrebbe essere un'ultima strada per recuperare un grossissimo capitale perso da noi italiani. Come diceva lei, garantiva pensioni, garantiva entrate, magari le case piene, e garantiva anche se non è giusto, una piccola evasione da parte di tutti, perché siamo un po' tutti piccoli evasori. E alla fine anche l'evasione aiuta. Non è giusta, però aiuta, no, ha aiutato. Non è che abbia aiutato. Le piccole e medie imprese hanno fatto per sopravvivere, perché la tassazione era troppo alta. Sì, avevamo una pressione fiscale. La pressione fiscale era troppo alta, per quello hanno evaso. Non era un'evasione per prendere i soldi e portarli in Svizzera o farli sparire nelle isole Cayman. No, era solo la sopravvivenza per poter crearti un piccolo capitale che serviva a garantire ai tuoi dipendenti uno stipendio, perché se tu avessi dovuto pagare quello che ti chiedeva lo Stato, cioè fallivi dopo un mese, un anno dopo l'apertura dell'impresa. Era un'evasione creata dal sistema che ti opprimeva. Certo. Questa è proprio... È quella l'evasione, ma non lo dicono loro. Sì, sì. Ma lo posso dire io comunque, che l'evasione, vi racconto una cosa che comunque tutti sapete, però forse non abbiamo riflettuto mai abbastanza su questo. Cioè l'Italia ha sempre avuto un tasso di evasione abbastanza alto, però era considerato... fisiologico, per il fatto che i tributi erano troppo elevati. È normale, in tutti gli stati accadono le stesse cose. Non è vero che quando tu esistono degli stati virtuosi con una pressione fiscale come la nostra che non c'è l'evasione, non esiste da nessuna parte al mondo. Noi invece abbiamo avuto per tanti anni un altro sistema che nessuno racconta, ma che conoscete tutti quanti. Adesso vi faccio riflettere e ci arrivate. Per anni gli italiani, l'Italia ha consentito agli imprenditori, alle aziende, ai commercianti di lavorare con i soldi prestati dalle banche. È vero? Sì, cioè uno andava dalle banche e chiedeva i soldi, anziché usare i tuoi soldi, usavi i soldi che ti davano le banche. Poi che cosa accadeva? Ti conveniva farlo, perché poi a fine anno gli interessi passivi della banca te li portavi, potevi portare detrazione, deduzione. Sì. E allora erano i soldi che tu non davi allo Stato. Vuol dire questo, che i soldi, anziché darli allo Stato, li stanno dando alle banche. E lo Stato era d'accordo su questo. E lo Stato era d'accordo. Quindi, come vedete, sì, non esisteva la vera evasione fiscale. Questa, consentire che i soldi, anziché essere incassati dallo Stato, venissero incassati dalle banche, che avevano tutto... È ovvio che le banche avevano tutto l'interesse a stare al potere, come attraverso i politici. È chiaro che ogni politico, ogni parlamentare ha la sua etichetta, non se la mettono, ma sono delle varie banche, sono dei vari partiti che sono sempre delle banche, cioè non illudiamoci di avere che siano uomini politici che facciano la politica a favore della polis. Politico vuol dire popolo. No, la politica a favore del popolo è in mano alle banche, che decidono per il popolo, sì, so, per quello che il popolo deve mangiare. Chiudiamo. Ringrazio tutti per averci seguito, ringrazio la dottoressa Randaggio che ci ha ospitato oggi nel suo salotto, e vi demando alla prossima volta. Grazie tante. Grazie. Grazie a voi. Grazie.